sola nota, il La, potrebbe essere qualsiasi altra nota, anche questa. La domanda è questa: è possibile scrivere un brano, una composizione di una sola nota? Ma non lo so, però posso dirvi che c'è stato chi ha usato un solo colore per fare un dipinto. In realtà sono stati in tanti, ma oggi vi parlo di uno di loro, un francese che si chiamava Yves Klein, e che nel 1956 non è che dipinse il quadro di un solo colore, lo creò quel colore. Lui aveva in mente un blu ben preciso, solo che non riusciva a ottenerlo perché c'era un problema: quando il pigmento di colore secco veniva miscelato con un solvente, diminuiva la sua brillantezza. E lui ci ha lavorato, ci ha dedicato la sua breve vita, perché poi morì che era poco più che trentenne. E prima dell'autunno del 56 Klein aveva trovato quello che cercava: un blu oltremare intenso, luminoso, completamente avvolgente, che egli definì l'espressione più perfetta del blu. Il pigmento era il risultato di un anno di esperimenti portati a termine con l'aiuto di Edouard Adam, chimico parigino e creatore di materiali per l'arte, per legare il pigmento, che appunto è polvere, e farlo aderire al supporto. I due elaborarono una soluzione fluida a base di etere e di estratti di petrolio. Tu pensa che meraviglia! Cioè, tutto quello che la pittura nei secoli passati aveva comunicato con un'immagine, ecco, lui vuole comunicarlo con un colore. E non è sbagliato, perché quando noi vediamo una Madonna, per esempio col Bambino di Giovanni Bellini, le Madonne col Bambino le hanno dipinte in tanti, però nelle sue c'è una luce, c'è un sentimento, c'è una grazia che sono superiori. Allora non è quello che dipingi, ma è come lo dipingi. E allora basta un colore, se tu lo carichi di quella spiritualità. Ecco dove voleva arrivare Klein, no? E lo ha fatto, e qua ci sono delle altre righe che voglio leggervi, perché la sua idea era questa: per Klein il colore blu era sempre associato al mare e al cielo. Il blu, diceva Klein, non ha dimensioni, è al di là delle dimensioni di cui fanno parte gli altri colori. Ecco, questa idea di andare al di là delle dimensioni, al di là proprio della superficie stessa, lui questa idea la portò al massimo compimento quando si lanciò nel vuoto da un primo piano di un edificio parigino, in un fotomontaggio ovviamente, in cui si vede lui che a volo d'angelo si tuffa nel vuoto. Poi l'ha pubblicato sulla prima pagina di un quotidiano molto famoso di Parigi. Cioè, lo spazio, il tema è questo: siamo negli anni in cui la Russia e l'America si giocano la conquista dello spazio, quindi anche lui vuole andare nello spazio, ci va. Prima con il colore, questo colore spirituale, immenso, infinito che è il blu, e poi fisicamente con questo salto nel vuoto. Yves Klein, bel personaggio, poi ne ha fatte altre, ma non ho proprio tutto il tempo per raccontare, però una breve ve la dico: nel 60, nel 61 viene ad esporre a Milano, in una galleria, e lui presenta 11 quadri blu, di quel blu che aveva brevettato come International Klein Blu. 11, stessa misura, prezzi diversi. Dice, ma come? Stessa misura, stesso colore, perché hanno prezzi diversi? Perché, diceva lui, contengono gradi di spiritualità diversi. Applauso a Yves Klein e buona giornata a tutti voi.